Proseguiamo le nostre lezioni su eh, Bourdieu con un ospite eh, speciale. Un amico, un collega, uno stimato eh, collega, il professor Massimo eh, Cerulo. Professore associato di sociologia generale all'Università di Perugia nel Dipartimento di Scienze Politiche, uno dei dipartimenti di eccellenza della sociologia italiana, ma è anche eh, affiliato al Laboratoire Serli. Di, eh, di Parigi. Massimo ci aiuti a sciogliere eh, l'acronimo di, eh, di Serly che vado a memoria: è il Centre de Recherche sur les sociaux, quindi il centro di ricerca sui legami sociali. Esatto, benissimo. Ma soprattutto, eh, il collega Cerulo è qui con noi perché. È uno dei più brillanti interpreti ed esegetti del eh, pensiero burdiosiano eh, in Italia. E questo lo dico senza esitazione perché, tra le altre eh, opere di, del professor Cerulo, eh, voi conoscete bene o conoscerete bene una volta che lo avrete. Stato e letto, il testo curato da Massimo Cerulo sul concetto di, eh, di campo in sociologia di eh, Pierre Bourdieu. Allora non si tratta semplicemente di una traduzione, ovviamente è una traduzione di un breve ma interessante saggio di Bourdieu, ma è accompagnata anche da una introduzione di straordinaria chiarezza. Quindi tutti i concetti di cui ci siamo finora occupati, e in particolare la triade. Campo Capitale eh, Habitus sono riassunti secondo me in maniera estremamente efficace perché breve ma eh, puntuale nell'introduzione eh, del, del libro, che lo ripeto, lo ribadisco, costituisce un testo obbligatorio per il nostro eh, esame. Massimo, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te, sono molto contento. Allora ti informo. Qualche informazione sulla nostra audience, che purtroppo non vedi perché questa è una lezione eh, registrata. Siamo all'interno di un corso triennale in scienze filosofiche e dell'educazione, corso molto ben frequentato. Abbiamo un pubblico di circa 700 studenti del, del primo anno, che quindi, attraverso questo mio insegnamento di sociologia generale, hanno finora conosciuto i nostri padri fondatori, Marx, Weber, Durkheim e Simmel e a causa mia si stanno sorbendo una molto ampia sezione introduttiva a eh, Pierre Bourdieu. È in questo contesto che io oggi ho pensato di fare una chiacchierata eh, con, eh, con te, partendo dal, dal tuo testo, dal, dal testo da te curato su Bourdieu, ma, eh, ma non solo. Per cui con eh, il tuo consenso io... Vi lancerei un, un primo tema di riflessione, poi prendiamo insomma tutte le deviazioni che eh, riteniamo utili. Io partirei da questo, eh, Massimo. Um, Bourdieu, Pierre Bourdieu, una figura sicuramente dominante del campo intellettuale francese, non solo del Novecento, ma anche un sociologo difficile, difficile innanzitutto nel linguaggio. Vi sono eh, Saggi e libri dal linguaggio ostico, a volte respingente, ci sono lunghe frasi con subordinate, costruzioni ipotattiche. E poi c'è una erudizione che può cogliere impreparato il lettore, perché i riferimenti filosofici, Bourdieu, oh i miei studenti sanno già, si forma nel campo filosofico francese, ma anche i riferimenti letterari sono assolutamente eh, sterminati. Io come eh, appassionato e studioso di, di Bourdieu, eh, ho subito avvertito un bivio quando ero più giovane: quindi appassionarsi alla sua opera oppure scansarla perché è difficile da dominare nella eh, sua eh, totalità e nel Costruire questo corso di sociologia generale nel ripercorrere alcuni manuali di sociologia generale, ho come l'impressione che molti abbiano fatto la seconda scelta, cioè Bourdieu è stato scansato. Dico questo perché viene citato An Passant come se fosse uno degli altri sociologi, insieme a che so, Goffman, Turin, Luhmann, molto importanti nel Novecento. Io invece ho fatto una scelta diversa, quello di dedicargli un numero nutrito di, eh, di lezioni subito dopo i, eh, i classici. E tutto questo mi serve per chiederti ehm, perché una giovane studentessa o un giovane studente ah. oggi dovrebbero potrebbero appassionarsi di Iburdio, che cosa può dare al, al lettore, ai nostri studenti, che pure probabilmente non mirano a diventare dei sociologi professionisti. Secondo me, Pierre Bourdieu oggi può dare la possibilità di svelare quello che si nasconde dietro le apparenze sociali. Questo è forse una delle caratteristiche principali di Bourdieu oggi. Un aggiornamento della teoria di Pierre Bourdieu. È vero che appare difficile a prima lettura, è verissimo quello che tu hai chiarito: il modo di scrivere di Bourdieu. Di Bourdieu. Lui stesso diceva il semplice è soltanto il semplificato. Fare accademia, fare scienza, studiare in università non è semplice. Bisogna, eh, come gli studenti e le studentesse stanno imparando, bisogna maturare un dizionario, bisogna maturare un'articolazione del pensiero, una capacità di esprimersi in termini anche tecnici quando è necessario. Ma nel momento in cui si entra nell'universo Bourdieu, eh, si può capire come questo sociologo sia davvero diverso dagli altri. Diverso intanto perché. Potremmo dire: non le manda a dire le cose che pensa. Non è uno diplomatico, non è uno che per eh, politesse oppure per eh, pensiero politico, politicamente corretto, si mantiene negli steccati della formalità. Svolge delle ricerche e i risultati che fuoriescono da queste ricerche, anche quelli più uh, invadenti, anche quelli più spinosi, lui li porta in pubblico, ne discute, ne parla, ne parla sia nelle aule sia nel dibattito pubblico. Bourdieu, um, come gli studenti sapranno leggendo il libro, è, un, è stato un professore di sociologia che non disdegnava affatto le presenze in televisione, eh, per radio, con la serietà che, cara che deve caratterizzare e contraddistingue un ricercatore universitario. Quindi Secondo me uno degli aspetti principali che può attrarre lo studente nello studio di Bourdieu è proprio il fatto che attraverso le sue teorie noi sveliamo le apparenze sociali, sveliamo ciò che è nascosto nella realtà sociale. Perché siamo abituati, soprattutto oggi, a me piace aggiornare Bourdieu al 2021, siamo abituati ad avere un pensiero che è un pensiero... Generato dai media generalisti, che è un pensiero molto spesso televisivo o un pensiero di quotidiani eh, più diffusi. Ma quello è quello che vogliono farci vedere, è la visione dominante della realtà, per citare Bourdieu, come gli altri, gli altri chi sono? Coloro che hanno il potere: giornalisti, politici di professione, eh, manager anche professori universitari, perché no, ci dicono come dovremmo pensare, come dovremmo interpretare quello che vediamo. È come se, nei termini burgesiani, noi camminassimo su una strada centrale, su un corso principale, costellato di vetrine e di slogan. Però ci sono anche i vicoli, ci sono anche delle strade che sono in ombra, che non sono ben illuminate e che quindi potrebbero trasmetterci una eh, mala voglia di entrare in quei vicoli. Ma Bourdieu è come se ci dicesse affacciatevi nei vicoli, cambiate prospettiva, provate a guardare quelle vetrine da prospettive differenti. Provate a guardare quello stesso palazzo entrando in quei vicoli, scoprirete delle cose nuove, scoprirete che quell'apparenza che vogliono trasmettervi, quelle vetrine illuminate nascondono una illuminazione interna, un cartongesso, un pensiero che ha portato a mettere dei manichini in un determinato modo con dei vestiti in un altro modo. C'è sempre una volontà umana dietro a quello che appare. La volontà umana, secondo Bourdieu è legata a delle poste in gioco, cioè è legata al raggiungimento di alcuni obiettivi. Un esempio, molto spesso siamo abituati ad accendere il televisore, o meglio, a guardare la televisione, che poi la si guardi sull'apparecchio televisore o sull'apparecchio tablet o sull'apparecchio eh, notebook, quello conta poco, a guardare la televisione e ad avere magari delle routine in termini di programmi. Pensiamo ai talk show. Politici, c'è cioè chi guarda la 7, c'è cioè chi guarda la RAI, c'è cioè chi guarda Mediaset. Se fate attenzione, cari studenti e care studentesse, noterete che nell'arco di una settimana gli ospiti di quei talk show televisivi politici sono sempre gli stessi. Allora Bourdieu vi chiederebbe in aula perché sono sempre quelli gli ospiti invitati? Come mai nel giro di una settimana, due settimane, non fanno altro che alternarsi gli stessi giornalisti, gli stessi opinionisti? Evidentemente perché dietro a quello che appare ci sono degli accordi, ci sono delle dinamiche di campo come state studiando, cioè ci sono dei campi che si vanno a interrelare, il campo giornalistico, il campo politico, il campo mediatico, e ci sono degli obiettivi da raggiungere. Per raggiungere questi obiettivi i palinsesti e eh, le singole, i singoli canali, le singole produzioni raggiungono dei compromessi. Per capire quali sono questi compromessi, quali sono queste dinamiche, bisogna svolgere una ricerca una ricerca sociologica, altrimenti ci fermiamo a quello che appare, a quello che percepiamo e non facciamo altro che eh, tenere fede all'indicazione iniziale dell'arcivescovo di Oxford quando vi diceva es est percipi, eh, l'essere è quello che percepiamo, sì, ma Bourdieu dice poi abbiamo gli strumenti sociologici, filosofici, antropologici per andare a indagare quello che c'è oltre quello che vogliono farci vedere. E questo sono d'accordo, è una lezione fondamentale di eh, Bourdieu, tentare di decostruire l'ordine delle cose, quindi accorgersi che il naturale non esiste. Bourdieu forse può essere definito come un anti-innatista, quindi appunto lo sforzo di, eh, di dimostrare che tutto quello che ci circonda è il frutto di una, di una costruzione. Una costruzione sociale eh, mi fa venire in mente parlando di, di televisione, che questo lo anticipo ai nostri studenti. Ci occuperemo più avanti di, di un testo di Bourdieu sulla televisione, se non erro, del, della metà degli anni 90 del, eh, del 96. Uno dei limiti di Bourdieu, non un limite che può essere imputato a lui, ma semplicemente un limite in qualche modo anagrafico, è che non ha avuto il tempo e modo di occuparsi di media digitali e di social network. Bourdieu scompare nel eh, 2002, eh, non avevamo Facebook, Twitter, Instagram e, e quant'altro. Quello che è interessante in prospettiva bourdieusiana è applicare il, il ragionamento che facevi, Massimo, anche... Al campo dei media eh, digitali. Infatti, i media digitali sono circondati dalla retorica della democratizzazione. Quindi, uno vale uno, no? siamo tutti voci potenzialmente eh, interessanti, udibili dagli altri attraverso i social network. Tuttavia, anche lì dentro, quando andiamo a guardare con la lente di ingrandimento, scopriamo che le dinamiche non sono naturali, ma sono dinamiche sociali, umane, alterate da algoritmi, alterate da, eh, dalla presenza di eh, come, soggetti più potenti e soggetti meno, eh, meno potenti. Quindi la domanda che, che ti faccio, eh, che mi rendo conto è molto complicata, è eh, come potremmo guardare oggi i, i social media con lenti burghiosiane? Perché mm. è molto probabile che buona parte dei nostri studenti si informi di più attraverso i social media oggi che non attraverso eh, talk show che sono più forse più una consuetudine per la nostra generazione. Sì, eh, Bourdieu vi direi, risponderebbe a questa domanda andando a analizzare e a studiare le traiettorie biografiche dei soggetti che producono ad esempio un post o un Twitter o una uh, creazione digitale. Non dobbiamo lasciarci guidare, ammaliare, dalla nenia dell'autore che ha prodotto questo post, o dalle immagini, dai colori, dalla foto, dalla, mh, eh, dalla, dalla messa in mostra di quel post. Dobbiamo chiederci, porci una serie di domande, che riguardano la traiettoria biografica del soggetto, che significa, secondo Bourdieu contestualizzare l'opera, il prodotto, il posto, restiamo nel nostro esempio, in quel momento specifico storico-sociale. Cosa significa? Come dico in aula ai miei studenti, prendiamo un posto, chiediamoci chi è l'autore di questo posto. L'autore di questo posto sta scrivendo per qualcuno o per qualcosa, per un giornale, per un editore? È messo al libro paga di qualcuno, è un politico di professione, è un giornalista, quale mestiere svolge questo autore? Bene, qual è la traiettoria biografica di questo autore? Quali ruoli ha svolto nella sua carriera? Potremmo scoprire un'appartenenza, ad esempio, a partiti politici oppure a specifiche ideologie, o ancora, se restiamo al momento storico sociale, potremmo scoprire che quell'autore è candidato in un'elezione politico amministrativa. Vedete come iniziamo a guardare quel post eh, da prospettive diverse, oppure per utilizzare un termine burdhesiano, derridiano, decostruiamo il post. Ancora chiediamoci perché sta utilizzando quel verbo perché ha utilizzato quei termini. Eh, c'è dell'ironia in quel posto, c'è del sarcasmo, ci sono dei riferimenti nascosti in base alla traiettoria biografica ancora di questo soggetto. Quindi andiamo a capire. Che studi ha svolto questa persona che ha scritto il post? Ammesso che sia una persona, magari dietro c'è un collettivo, magari dietro c'è un'agenzia di comunicazione. L'esempio dei politici di professione o anche degli influencer di un certo numero di like, eh, di milioni di like. Sapete, non sono i soggetti che scrivono i post quasi sempre, c'è un'agenzia di comunicazione dietro. Qual è questa agenzia di comunicazione? Che percorso ha svolto questa agenzia di comunicazione? Dove è posizionato questo soggetto, questo influencer, questo attore, questa attrice, questo calciatore? Perché fanno uscire in termini eh, comuni quell'immagine, quel tweet, quella, eh, quella presa di posizione? Ecco, Bourdieu direbbe qualsiasi post è una presa di posizione. Significa situarsi all'interno di un campo. Eh, oggi, mentre parliamo, prendiamo due esempi: un esempio calcistico, sportivo e un esempio politico. L'esempio calcistico: in questo momento in cui stiamo parlando, si sono tenute le semifinali di Coppa Italia di calcio, quindi parliamo della, del, del calcio italiano. C'è stata la semifinale Juventus-Inter, è andata in finale la Juventus, ma l'attenzione mediatica è stata uno scontro tra l'allenatore dell'Inter Antonio Conte e il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Si sono scontrati uh, con una serie di insulti che si sarebbero verificati alla fine della partita. Da quella, dalla fine della partita in poi sono usciti una serie di post: Facebook, Twitter, i profili ufficiali delle squadre delle rispettive squadre dei, e dei protagonisti che si sono schierati, hanno preso posizione su quell'evento. Come si prende posizione? In base alla tua situazione lavorativa del momento, quindi avrai dei contratti da rispettare, il tuo percorso biografico del passato, quale strada hai percorso in termini calcistici o di ideologia calcistica nel passato, il futuro. Che secondo Bourdieu, in questo Bourdieu riprendeva Luhmann, il futuro, la visione che ciascuno di noi ha del futuro va a influenzare le nostre azioni del presente. E quindi quello che si scrive, evidentemente, è legato anche a una visione del futuro. Per un allenatore può essere la visione che lui ha del futuro prossimo, cioè eventuali cambi di squadra o permanenza nella stessa squadra. Per un presidente della società il campo, i movimenti che lui può fare, quindi le prese di posizione, sono legate evidentemente al fatturato futuro. Se la società è quotata in borsa, come nel caso della Juventus, probabilmente ha, guarderà agli investitori, guarderà ai finanziatori e quindi ciascuna parola, ciascun post che uscirà avrà degli sguardi rivolti verso un ambito finanziario e economico. Secondo esempio, siamo nell'ambito del nuovo governo Draghi che va formandosi, avrete visto, ricorderete, cari studenti, care studentesse che un po' tutti i partiti hanno eh, aderito alla richiesta del Presidente della Repubblica Mattarella di aiutare Draghi. Un po' tutti hanno dato la disponibilità a entrare. Ingenuamente potremmo dire, beh, sono tutti attaccati al concetto di patria, sono tutti disponibili a, a una solidarietà nazionale, sono tutti legati all'indicazione del Presidente Mattarella. Eh, Bourdieu vi inviterebbe a stracciare quella, quel velo di apparenza e andare oltre. E Andando oltre significa, andiamo a vedere i post dei singoli attori politici e dei singoli partiti, perché hanno scritto e hanno prodotto dei documenti di disponibilità evidentemente perché ci sono delle poste in gioco, degli obiettivi e delle posizioni all'interno del campo politico che producono queste definizioni della situazione, che producono questi post. Non è semplice andare a svolgere questa analisi, è un'analisi sociologica, quindi sono necessari degli strumenti metodologici per decostruire i singoli post, per andare ad analizzare nello specifico i post, ancora prima, secondo Bourdieu, per andare a definire il campo di analisi. Il campo è un microcosmo che è sempre eh, inserito all'interno di altri campi, quindi il caso della politica di professione, il campo della politica di professione è inserito all'interno del, del macrocosmo società, ma anche campo economico, campo finanziario, campo culturale ma anche campo di produzione delle opinioni. Più andiamo a restringere i campi, quindi più entriamo nel piccolo campo della politica di professione, più andremo a vedere come le posizioni degli attori non sono mai statiche per la definizione del campo burtisiano, ma sono sempre in movimento. L'immagine che dovete avere è quella del campo elettromagnetico, dove le particelle non possono stare ferme. Sono costretti a muoversi in continuazione. I politici di professione sono costretti a muoversi in continuazione. Perché qual è la posta in gioco? Ecco il, il modus operandi bourgeois. Costruite il campo, magari ve lo disegnate il campo, e inserite le pedine, i soggetti agenti, li definisce Bourdieu, perché sono costretti ad agire come le particelle del campo elettromagnetico e a quel punto vi chiedete... Perché stanno assumendo queste posizioni, queste prese di posizioni? Perché ci saranno degli obiettivi da raggiungere. Ci saranno delle poste in gioco che spingono a dei compromessi, che spingono a dei post, che spingono a un'apparenza pubblica delle loro posizioni. Vogliono veicolare un'apparenza pubblica. Questa, questo esempio, questi esempi sono abbastanza facili da produrre quando parliamo di soggetti riconosciuti nell'ambito pubblico. È più complicato quando noi dobbiamo andare a svolgere delle indagini, delle analisi sociologiche su soggetti che non sono così conosciuti al grande pubblico, lo sono, non lo sono per niente, quindi magari non utilizzano i social, non utilizzano i digital media e quindi l'indagine del sociologo deve essere ancora più mirata. Eh, su questo punto Bourdieu è molto chiaro. Fare sociologia non è semplice, svolgere analisi sociologica non è semplice, anzi può dare fastidio. Perché può dare fastidio? Perché svela. Svela i significati comodi veicolati dal senso comune. Va a vedere oltre le apparenze del sociale. Pone domande per decostruire quello che viene detto o quello che viene mostrato. In tal senso, il sociologo può apparire come un delatore, come colui che dice delle cose che andrebbero nascoste, che non andrebbero dette. Qui non si tratta, sia chiaro, di fare gossip o di trovare la notizia, lo scandalo, si tratta di andare ad analizzare quanto più fedelmente possibile. Che in termini scientifici significa quanto più fedelmente legata alla metodologia utilizzata e alle categorie interpretative utilizzate. Il pezzo, il campo di realtà sociale che si sta andando ad analizzare. È dunque un non solo accontentarsi di quello che si vede, ma andare a cercare anche quello che è meno eh, visibile. Eh, citavi nella tua eh, risposta anche il campo di produzione delle opinioni e questo ci porta nel libro Date Curato, che è un libro che traduce una delle moltissime conferenze tenute da Bourdieu, una conferenza particolare perché mette al lavoro il concetto di campo eh, analizzandone tre contemporaneamente, nelle loro analogie e nelle loro differenze. Il campo politico e il campo giornalistico, dovremmo dire meglio il campo mediatico, di cui abbiamo già iniziato a parlare in questa nostra chiacchierata, e introduciamo un terzo campo, il campo delle scienze sociali, quindi il campo che ci riguarda, perché anche il sociologo è un eh, produttore di rappresentazioni della eh, realtà eh, sociale. E rileggendolo, mi pare che uno dei temi che emergono con più forza sia quello della dialettica tra l'autonomia l'eteronomia. Quindi ci sono eh, dentro i campi soggetti che si danno da sé la propria legge, il proprio nomos, le proprie regole di funzionamento e poi ci sono invece eh, soggetti più inclini a farsi condizionare dalle forze. Nel giornalismo, ma anche nella politica, questo classicamente avviene eh, quando i giornali, i giornalisti sono condizionati da forze eh, commerciali. L'editore, il proprietario della testata, eh, la possibilità di attirare o meno pubblicità e investimenti eh, finanziari. Eh, allora, il problema è che normalmente i nostri studenti e studentesse hanno con alcuni testi di Bourdieu, e forse anche con questo, è che i testi brulicano di esempi che sono francesi e che sono relativi all'epoca in cui Bourdieu eh, scrive. Quindi vorrei chiedere a te uno sforzo di attualizzazione chiedendoti questo. Eh, ma queste riflessioni sulla commercializzazione del campo giornalistico valgono ancora oggi? Valgono anche per, eh, per l'Italia? Che cosa potremmo dire se analizzassimo oggi il nostro campo giornalistico nazionale? In un momento in cui, come dicevamo prima, eh, dobbiamo tenere in considerazione anche i social media. Social media che hanno trasformato la misurazione del, dell'audience in uno strumento pervasivo di eh, legittimazione eh, sociale. Mm. Urdu nel, nel tuo libro parla di eh, Audimat. Mm. Eh, più o meno, come dire, se parlassimo di televisione sarebbe un equivalente del nostro auditor, comunque un indice di, di misurazione de, delle vendite dei giornali, un indice di misurazione degli spettatori di un programma televisivo. Oggi con i social media abbiamo strumenti molto più precisi per la misurazione de, dell'audience e quindi forse questo espone la produzione delle opinioni a forze commerciali ancora più... Pervasive. Sì. A te Massimo, ho fatto in realtà dieci domande, non una, ma il tema è davvero interessante. Attuale. Sì, è molto interessante perché è stata amplificata la situazione rispetto agli anni burgessiani, che ricordiamo siamo alla fine degli anni 90, eh? quindi siamo tra il 95 e il 2002 data della sua morte. Sono passati vent'anni, noi celebriamo il prossimo anno i venti anni dalla morte. Di, Pier, di Pierre Bourdieu. Allora, Bourdieu scrive quando i giornali, la carta stampata e le reti televisive la facevano da padrone. Il, il, il quotidiano era la, 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 la preghiera laica del mattino eh, e i, i programmi televisivi erano pochi, limitati, confinati: non c'era chiaramente la televisione digitale, e quindi il giornalista. O l'opinionista aveva la sua possibilità di mantenersi fedele a una tra virgolette ortodossia politica, ideologica di settore perché era la grande firma o era il grande nome. Non aveva necessità di aprirsi più di tanto, di andare a mettere il piede o la faccia in, al in tanti altri campi. Il giornalista poteva restare nel suo campo giornalistico, scrivendo sul suo giornale senza andare da altre parti. Al massimo si andava nei programmi televisivi. Capite che oggi è cambiato completamente il mondo. Intanto la crisi enorme della carta stampata perché credo che quasi tutti voi leggerete delle notizie in digitale. Quindi chi seguirà dei quotidiani probabilmente li seguirà nelle versioni digitali, ma la maggior parte di voi troveranno le notizie eh, attraverso i motori di ricerca Secondo motivo, oggi si guadagna lo stipendio, si prendono contratti in base molto spesso ai follower. Quindi capite che eh, il giornalista lo diventa anche non soltanto chi ha un eloquio raffinato o chi ha una scrittura approfondita, ma lo può diventare giornalista, influencer, personaggio mediatico, chi ha un certo numero di follower, una certa quantità di follower. Quindi cosa è successo in termini burdesiani secondo me? Come se i confini del campo, i cancelli del campo, le mura che delimitavano i, i singoli campi professionali che prima erano molto alti e molto spessi, si sono via via abbassati e si sono via via resi più eh, oltrepassabili per una necessità esistenziale, di sopravvivenza esistenziale. Il giornalista che, eh, prendiamo sempre l'esempio del giornalista, che continua a vivere scrivendo esclusivamente su una, un cartaceo, probabilmente oggi non avrebbe alcuna visibilità. E allora eh, si è costretti a essere membri simultaneamente di più campi. Perché se restiamo nell'ambito mediatico-giornalistico, cosa significa oggi fare giornalismo? Significa probabilmente scrivere per più testate digitali, sicuramente forse cartacee, frequentare il più possibile i programmi televisivi o via internet, essere presenti in presenza quando la, 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 la crisi pandemica sarà finita e nello stesso tempo apparire il più possibile nella sfera pubblica, nell'ambito pubblico, scusate, non nella sfera pubblica che è un concetto molto delicato, nell'ambito pubblico, nella dimensione pubblica. Come lo si fa? In maniera autonoma, soggettiva, attraverso i propri profili attraverso il profilo dell'editore o del giornale per cui si scrive, per cui si lavora, o dei giornali per cui si lavora o dei magazine per cui si lavora, delle agenzie di comunicazione per cui si lavora, o anche attraverso delle produzioni eh, autonome o collettive, libri, documentari, instant book, ehm, presenze in video in videoconferenze o in video eh, riunioni che possono, che possono verificarsi.